Benvenuti nel canale di Audiofoglia.it. Nel mondo dello spettacolo, ogni artista ha i propri rituali e abitudini prima di salire sul palco. Oggi vi raccontiamo di un episodio sorprendente legato a Gino Paoli, uno dei grandi cantautori italiani. Durante la trasmissione Oggi è un altro giorno, andata in onda su Rai 1 il 26 giugno, l'amico storico di Gino Paoli, Adriano Aragozzini, ha condiviso un aneddoto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Risaliamo agli anni in cui Aragozzini lavorava per il settimanale Oggi. Dopo due mesi di attesa, finalmente l'occasione di intervistare il grande Gino Paoli era arrivata. La domanda posta al cantante sembrava innocua. Cosa fai prima di salire sul palco? La risposta di Gino, tuttavia, fu tanto sorprendente quanto imprevedibile. Senza remore, il cantante confessò di compiere un gesto che molti potrebbero considerare stravagante. Prima di cantare, mi concedo un momento di relax, facendomi le seghe, dichiarò senza mezzi termini. La reazione della giornalista non si fece attendere. Offesa e sorpresa, non esitò a definire il gesto come volgare, prendendo le sue cose e lasciando l'intervista. Nel corso della conversazione in diretta televisiva, Aragozzini ricostruisce minuziosamente l'episodio, suscitando imbarazzo nella padrona di casa, Serena Bortone, che fatica a nascondere il disagio di fronte a questa rivelazione inattesa. L'amico storico di Gino Paoli, però, non mostra alcuna remora nel raccontare l'aneddoto, descrivendo il momento con sincerità e senza autocensura. Una testimonianza che getta luce su un aspetto curioso e originale della ritualità di un grande artista. L'episodio, seppur imbarazzante, rappresenta un'occasione per riflettere sulla peculiarità di ogni artista e sui rituali personali che li accompagnano prima di salire sul palco, facendo emergere l'umanità dietro l'icona. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, un commento, iscriviti al canale e attiva la campanella. Condividi coi tuoi amici. Ti ricordiamo di visitare il sito audiofoglia.it e scoprire tutti i servizi, come arrangiamenti, produzioni musicali e molto altro. Alla prossima, Audiofolli!